tornata con gli episodi del Back to School. Lo scorso vi è piaciuto tantissimo, così ho pensato di riproporne uno diverso dedicato a tutti e oggi mi calo nei panni degli alunni e vediamo come copiare durante i compiti in classe senza farsi sbeccare dai professori. Ma prima iscrivetevi al mio canale, lasciatevi un commento e un like. Adesso possiamo andare. Copiare a scuola è un'arte, va studiata, vanno imparate le tecniche fondamentali per copiare senza essere sgamati e quindi ecco 5 consigli che ho utilizzato anche io in passato e che quindi funzionano per copiare durante i compiti in classe. Tra parentesi, ricordatevi che copiare non vuol dire non studiare. Studiate sempre, preparatevi al massimo come se vi dovessero interrogare, ma nel caso in cui ci dovesse essere quella parola in inglese che non ricordate come si scrive, dove si mette la H o comunque qualche piccola formula matematica super difficile che è anche inutile imparare per il futuro, potete appuntarla con questi consigli su qualche bigliettino. Se nel compito in classe avete l'opportunità di utilizzare un foglio di brutta, utilizzatelo al meglio e portatevelo da casa in modo che possiate averlo perfetto. Cosa significa avere un foglio di brutta con bigliettino? Io lo utilizzavo molto in matematica. Sono sempre stata una frana, sono uscita con il 9 dalle superiori, ma in matematica ho sempre avuto il 6 tirato e il 6 lo avevo perché copiavo. Quindi ero proprio una frana, non c'è che dire, studiavo ma non ce la facevo. Con le formule, niente. Quindi avevo deciso di appuntarmi tutto sui fogli di brutta. Io prendevo questi fogli protocollo, appuntavo all'interno, nella pagina interna in basso, vicino al margine, in matita super leggero in modo che lo leggessi solo io, ma neanche perché scrivevo talmente leggero che tante volte non riuscivo neanche a leggerlo, scrivevo tutte le formule che mi dovevo ricordare. Facevo il mio compito, copiavo le regole, alla fine cancellavo la parte che avevo appuntato in matita, consegnavo il foglio protocollo e prendevo il mio 6 tirato. Il bigliettino classico, quella piccola parte di foglio ritagliata che ha più o meno queste dimensioni, 2 cm per 5 al massimo. Potete scriverci di tutto, le parole che non ricordate, quel passo di storia che non ricordate, le date, le formule, insomma tutto. Ciò che bisogna imparare a fare è nasconderlo al meglio. Ecco 3 nascondigli che io utilizzavo e che funzionavano benissimo. La gomma, lo inserivo nella parte interna della gomma e in caso di occorrenza aprivo, scorrevo la gomma, guardavo, richiudevo. Anzi, tante volte lo scrivevo direttamente sul cartoncino della gomma che poi riappiccicavo con lo scotch. E ha sempre funzionato, anzi ho ancora delle gomme con questi bigliettini al suo interno. Secondo consiglio per nascondere i bigliettini, il classico caro vecchio astuccio, che però non funziona nel caso in cui il professore decida di farvi tenere sul banco soltanto la matita e la biro e la gomma sul banco. Terzo, che funziona sempre comunque dovunque, nasconderlo sotto l'orologio. Quando l'orologio si sposta, il bigliettino esce, leggo, lo rinfilo sotto l'orologio, chiudo e il gioco è fatto. Visto che quando si parla di matematica io sono una vera frana, mi sono aguzzata negli anni e ho trovato altre tecniche oltre alla prima che vi ho suggerito. La seconda tecnica che ho utilizzato tantissime volte è quella di appuntare a matita su una calcolatrice le formule o le cose da ricordare. La calcolatrice però deve essere grigia barra nera, in questo modo le scritte in matita non saranno quasi visibili solo se vi metterete a fare così con una certa luce. Altro super consiglio che ho utilizzato negli anni, ma che è stato beccato qualche volta, quindi fatelo ma con discrezione, il foglio o ancora meglio il cellulare appoggiato sopra la cartella, dipende dallo zaino che avete perché io ne avevo uno bianco con all'interno il bianco e il cellulare o i fogli erano troppo visibili e niente, il professore mi ha visto 1000 volte. Comunque appoggiare un foglio scritto malissimo, che il professore non capirà mai che si tratti della sua materia, all'interno della cartella e dargli un calcio con il piede semplicemente quando ci serve di vedere questo foglio scritto solo con una calligrafia che capiremo solo noi, può aiutare, ma è molto molto visibile, quindi fate la massima attenzione.
I consigli per copiare bene a scuola ed andare bene finiscono qui. Mi raccomando, studiate e non andate di soli bigliettini perché non va bene e perché nella vita non si vive imbrogliando, ma una piccola mano può dare sempre un aiuto. Anche se questo modo di dire l'ho appena inventato e non ha assolutamente senso, ma spero che abbiate capito. Ci vediamo nel prossimo episodio del Back to School e penso che sarà interessante per tutti quelli di voi che frequentano ancora le scuole medie. Iscrivetevi al mio canale, seguitemi su Instagram, nelle stories ne vedrete delle belle e l'appuntamento è alla prossima puntata.